Tanto benvenuto. Più che anelli, direi tatuaggi. Beh, per far paura all'avversario. Benvenuto, grazie del benvenuto. Tatuaggi, sì, tanti. Cos'è che ti ha spinto a scegliere il Fanfura rispetto alle altre numerose offerte che hai avuto? Guarda, sinceramente mi sono sentito coinvolto, nel senso che tutti mi hanno, quelli che mi hanno chiamato dal mister, dalla società, mi hanno fatto capire che credevano in me, quindi questo secondo me va al di sopra di tutto. Il mister cosa ti ha detto? Aggredisci? Sbrana? Il mister mi ha fatto capire che comunque mi apprezza come giocatore, apprezza che comunque il mio carattere, che sicuramente è abbastanza caldo, diciamo, e lui ha detto che era quello che cercava e io sono contento di venire a dargli una mano. Qual è la ricetta secondo te per tirare sul fanfulla? Il Cavenago fanfulla sono presso a rabbia. La ricetta, come ho già detto, tutti insieme, remare dalla stessa parte e fare la guerra su ogni campo, ogni domenica. Tu fai la guerra e poi stai 3-4 partite fuori o fai la guerra e cerchi di non farti prendere? La seconda, facciamo la seconda. Ti senti di dire qualcosa ai tifosi? Guarda, io non sono bravo con le parole, nel senso, io saluto tutti, voglio dire solo che sono contento di essere qua. Non faccio grosse promesse, l'unica promessa che se mi sento di fare, che sono sicuro, è che darò tutto sempre fino all'ultimo secondo dell'ultima partita. E secondo me, se tutti facciamo così, ci toglieremo le soddisfazioni. Presto, da quant'è che lo seguivate? Ma guarda, noi in realtà fino a 15 giorni fa non sapevamo neanche di cercare il centrale, cioè perché avevamo Baggi se ne era dall'altra parte, allora a questo punto abbiamo dovuto muoversi e il primo nome che è venuto in mente, non ancora sapendo che andava via di là, ho fatto uno più uno fa due, ho detto se arriva Golama arriva via lui e per me è un giocatore fortissimo e ci farebbe comodo. Siamo riusciti nell'impresa, va bene, speriamo che ci dia soddisfazioni veramente. Se ne va il 2016, i buoni propositi per il 2017? Allora, io voglio dire solo questo anche alla gente che ci segue, di credere in noi perché tu lo sai, non sono di tante parole, però voglio fare parlare i fatti e adesso pian pianino stiamo cercando di creare una situazione importante dove sono convinto che nel ritorno, se siamo tutti uniti, faremo magari delle cose abbastanza soddisfacenti, anche se adesso siamo lì, abbiamo ancora un girone di ritorno, abbiamo tutto il tempo per farcela e speriamo, infortuni permettendo, che ci diano la possibilità di avere la rosa completa e di andare fino alla fine e sono sicuro che ce la faremo. Però il buon Natale lo auguriamo a tutti, tutti. Sì, io faccio gli auguri buon Natale alla città di Lodi, tifosi specialmente che ci seguono, quelli di Cavenago che anche loro vengono in giro con noi e speriamo che sia quest'unione praticamente che ci sopportiamo, che si sopportino a vicenda perché mi sembra un po' stupido continuare con queste polemiche. Cerchiamo di lavorare tutti per la stessa causa e guardiamo la partita e divertiamoci la domenica piuttosto di avere dei problemi tra di noi, no? Questo è quello più importante.